di cui non mi posso fidare, che mi lascia sull'orlo del baratro, preferisco stare alla guida di un piccolo battaglione e fare quello che devo fare in un altro modo. È importante che non hai perso un po' l'amore verso i colori sociali. Io non ho mai perso l'amore verso niente, perché voglio dire... Questo è importante, perché poi d'altronde... Ma io credo che nessuno abbia perso. Quelli che non vengono allo stadio non hanno perso niente. Inutile che vengono criticati, che vengono a volte presi a male parole, oppure... Quelli che non vengono allo stadio, perché proprio non gliela fanno più. Il problema vero è che io ho visto molti di più di quelli che non vengono allo stadio alle manifestazioni di protesta, che tanti di quelli che fanno i super tifosi io non ho visti mai, per dirti. Anche qui ospite c'è stato spesso qualcuno che fa il super tifoso, io so 40 anni che vado a vedere la Ternana, fuori adesso da qualche anno non più, ma prima ci andavo sempre, e io mai visti, non l'ho mai incontrati, l'ho visti qualche volta con i giacconi della Ternana a fare i giretti dentro campo, a fare i splendidi. Non ho mai visto tutti questi super tifosi che adesso si osannano e si prostrano insieme a tanti altri fiancheggiatori di questa società. Io ho visto sempre altra gente in giro, sia per Terni, sia allo stadio Libero Liberati e sia in trasferta. E siccome io di certa gente non mi fido, e non mi fido nemmeno di chi ci ha tradito, adesso facciamo quello che dobbiamo fare in pochi. Mi auguro che la città ci dia consenso, e quello non manca. Il problema è che manca la partecipazione. Io vorrei dire una cosa, Enrico. Le parole di Torello comunque suscitano varie considerazioni e secondo me anche qualche provocazione gratuita che possiamo fare, che poi chi vuole la raccoglie più o meno. E ognuno è responsabile di quello che dice per sé. Nel senso, giustissimo. E se così non fosse chiaro, io comunque mi dissocio, lo sai, non ho problemi. Quindi allora, parlate pure liberi, che nessuno vi dice. Giustissimo niente. Quello che dice, che la contestazione ognuno la fa come vuole, o allo stadio o fuori. No, perché poi dopo lui ha detto no, non vanno più allo stadio perché non gliela fanno più. E secondo me. Però chi io ci vorrei... va su quelli che non gliela fanno sta sempre. Vorrei riuscire. Cioè, io so due forme, scusa, secondo me identiche di domenica, malattia, tra virgolette. Domenica, parlando con ragazzi che incontravo per strada mentre andavo a Liberati, ci dicevamo stiamo qui per forza di inerzia, cioè noi la domenica alle una, adesso alle una, una volta erano le nove. Con queste alle una, perché adesso con le leggi 9 fa un biglietto tocca andare giù alle 11, prima toccava andare giù alle 9 e parcheggiare. Ecco. Gli dice a questi signorini che rappresentano una città e che hanno investito, non mi ricordo bene, c'è stato scritto sul editoriale. A prescindere da questo qui, la forza d'inerzia ci porta lì e basta. Vabbè. Io dico, posso concludere? Dai. Però questo mi piace. No, io vorrei provare ad estorcere da Torello qualche altra parola. Informazione magari. Informazione sicuramente ne avrà più di me e anche forse più di qualcun altro, però giustamente quello è altro. Io vorrei dire, in passato come grande tifoso pure io, adesso sono un latitante dello stadio, andavamo tutti allo stadio e si contestava, era presente pubblico dalla Serie D alle varie categorie anche non fortunate, c'era l'amore per la società. Adesso c'era, sì, c'era comunque non tanto un amore, c'era un rapporto comunque, c'era un interscambio, diciamo, cosa che poi nel tempo c'è stato solamente un modismo tra tifoseria e dirigenza. Quando va bene. Vabbè, insomma, modismo. Sì. Nel senso, in passato si è sempre parlato, anche ai tempi di Agarini, che la tifoseria, io parlo della tifoseria organizzata, era molto vicino alle società, quindi per non dire altre parole, la tifoseria era aiutata da alcune cose che si sono lette su giornali, che parla anche la società. Adesso forse questo allontanamento è dovuto anche a quello. Io non parlo di Torello in prima persona, perché poi Torello nel tempo ha preso un'altra strada. No, ma se poi c'erano tutti i centri, tutti i club organizzati, perché io non ho detto quella determinata parola, però Torello mi ha capito.
Io vorrei capito dire benissimo che vuoi dire. Allora, questo so è una polemica che hanno innescato ad arte alcuni personaggi della società, sono però, stati scusa, ampiamente scusa, smentiti scusa, allora. Antonio, tu prego. Non la prende solo come una questione del tuo singolo caso. No. Pensiamo no, alle biglietterie, agli steward, alle parliamo di tutto, che sono parliamo di tutto. A una serie di organizzazioni di tifosi, non solo la tua. Allora, io non ho a livello personale potrei parlare di mille cose, però non è il caso, poi non c'ho l'interlocutore, non c'ho nemmeno il contraddittorio, quindi non voglio di niente. Il problema vero della tifoseria ternana, allora la tifoseria ternana, al contrario di quelle tifoserie che parli tu, ha dimostrato nel tempo, Agarini, Longarini e tutti quegli altri, che a prescindere dal rapporto più o meno vicino, e non usiamo altre parole, vicino alle società, quando c'è stato bisogno di fare i tifosi, hanno sempre fatto i tifosi, non hanno mai fatto né i lecchini né i fiancheggiatori di nessuno, mai. Se poi si può mettere sul piano degli interessi, a Terni questi interessi non ci sono mai stati, ma mai, e provo chiunque, sfido chiunque a dimostrare il contrario. Finché parliamo di qualche come si può dire, vantaggio sui biglietti oppure di qualche vantaggio sulle trasferte, ti posso dire benissimo di sì, ma ne usufruiva qualsiasi tifoso, anche lui se montava sul pullman del CCT usufruiva di un piccolo sconto in cui venivano inseriti tutti i tifosi, attenzione, nessuno, sì ma fermo, chi c'ha interessi veramente su determinate società fanno i miliardi, allora i milioni, ma no, i miliardi forse esagero. Allora queste grandi tifoserie che vivono di questo ancora continuano a farlo e ci avete la dimostrazione con come si sono adeguati alle nuove legislazioni. Le piccole tifoserie, quelle di provincia e quelle che non scendono al compromesso non si è adeguato a nessuno. Noi non faremo mai una richiesta alla società Ternana Calcio per attaccare Frick Brothers, perché io lo attacco da 40 anni e è un problema mio attaccarlo e nessuno me lo deve, sono loro che mi devono chiedere il permesso a me per entrare dentro lo stadio. Non andrò mai in questura a fare un permesso. Chi lo fa, e guardate chi lo fa, vedete pure la Serie A credo voi, chi lo fa è perché dietro c'è qualcosa, ma io non voglio accusare nessuno, ci mancherebbe altro. Quelli sono gli interessi veri. Quando sono scappati fuori interessi veri con Moggi e quant'altro, con la tifoseria organizzata dietro, quando sono finite a revolverare dentro la città per il possesso della curva, a Terni, più che quella bancarella che veniva alle sciarpe, non c'era nulla. Quel piccolo aiuto sulla biglietteria o sulla trasferta, se tu venivi da noi e ti segnavi sul pullman, pagavi di conseguenza. Non è che tu pagavi il doppio perché non eri da noi, mi capisci? Pagavi di conseguenza, quindi tu semplice tifoso non appartenente al gruppo organizzato usufruivi dello stesso identico piccolissimo vantaggio che usufruivo io, punto. Quindi non è che ci stava da mettere via qualcosa, ci stava solamente da dare un incentivo, che è secondo me giusto, a chi si fa migliaia e migliaia e migliaia di chilometri durante l'anno, punto e basta. Ora abbiamo difficoltà pure a Pian Pullman, a riempirlo non te ne parlo. Anche perché proibiscono anche le trasferte, quindi c'è proprio un'impossibilità totale. Però questo per fare chiarezza una volta per tutte. Questa secondo me, di tutta questa storia, per riassumere proprio in 15 secondi, se c'è da imputare qualcosa alla società è la mancanza di comunicazione, perché con la comunicazione sempre secondo si raggiunge, me certe volte comunica anche troppo si raggiunge secondo me anche non dico un'amalgama anche contraria all'idea di un'altra parte, cioè nel senso oggi il Rosario non dice che manca la comunicazione, manca un certo tipo di comunicazione, un certo tipo, cioè io posso essere anche contro chiunque anche in Parlamento se fossi stato un parlamentare. Però in genere poi le leggi vengono varate, cioè nel senso si trova cioè una strada giusta. Il fatto di andare uno contro l'altro, questo non per dare colpa né ai tifosi della Ternana né alla società, ma diciamo che anche la società poteva forse fare qualcosa in più a livello. Ecco. C'era, perché è inutile che facciamo finta all'inizio. Sì, ma infatti io dico siamo stati inascoltati, siamo stati traditi.
questo rapporto è finito, punto, a prescindere, capisci come? Perché noi non facciamo i dipendenti, non facciamo gli aziendalisti di nessuno, noi facciamo i tifosi. Se tu ci fai retrocedere in un modo